Il servo di Dio, Giancarlo Rastelli, fu un cardiochirurgo pediatrico, rinomato scienziato, brillantissimo ricercatore, ma soprattutto un uomo di fede, un marito e un padre. Nacque a Pescara, in Italia, nel 1933. Visse a Parma, dove si formò spiritualmente nella congregazione mariana guidata da padre Molin, che educava i giovani all'apostolato nei confronti degli ultimi, degli emarginati e degli ammalati, e che insegnava loro a scoprire il volto di Dio in essi. Il dottor Rastelli si legò quando a Parma soprattutto alla chiesa dei Gesuiti, con questo padre Molin, di cui lui racconta, e visse questa esperienza, insomma, di fede molto viva, molto semplice, ma molto viva. Raccontano di lui, appunto, che giocava a ping pong, che aiutava, che si divertiva ad andare sul fiume lì nel Polesine Parmense, e aiutò i barcaioli che vedevano, non avevano possibilità di studiare, ne fece studiare alcuni. Raccontano, appunto, che ci sono le foto delle sue gite in montagna, amava sciare, amava andare in montagna. Mi hanno colpito alcune cose, mi ha colpito anche proprio una libertà d'animo sua. Per esempio, raccontano che facevano della carità con questo padre Molin ad alcune persone lì, e scoprirono che uno di questi aveva usato questi soldi in maniera, insomma, lui la definisce balorda. E mentre alcuni si erano scandalizzati di questo, lui disse: ma che non è questo qui il problema, perché comunque quella persona lì avrà sperimentato un gesto di una gratuità totale. Aveva preso sul serio la sua vita di medico come una vera vocazione, dando tutto se stesso, tutta la sua energia in questa missione, che veramente per lui era una missione. Affiancò gli anni dell'università con un'esperienza di parrocchia, con la San Vincenzo de Paoli. Questa esperienza fu pure molto forte per lui. Diciamo che la sua umanità, la sua formazione umana, si andò forgiando nell'università e nella sua esperienza di fede, riuscendo a metterle insieme, unite nella sua persona. Non c'era separazione in lui. Era un'unica persona. Il medico e l'uomo di fede erano la stessa persona. L'umanità, ciò che la gente, i suoi amici, sua moglie, la sua famiglia, le persone che curava, l'umanità che vedevano in lui, in quest'uomo che si donava totalmente nella sua vita e nel suo lavoro. Aveva un'idea della sua vita veramente molto chiara. Per questo ha potuto donare tutto se stesso, perché si dominava, sapeva che cosa voleva fare della sua vita. Anche questo mi pare un segno molto forte della sua santità, la produzione scientifica. Io sono medico e mi rendo conto di tutto quanto aveva fatto a soli 36 anni. La ricerca universitaria, le pubblicazioni universitarie ad altissimo livello. Sono qualcosa di molto raro per una persona così giovane, no? Ma tutto nasce dal suo desiderio di fare la volontà di Dio, dalla chiarezza che aveva in sé. Questo gli ha dato l'energia per fare cose, come se nella sua vita di 36 anni, come ogni anno valesse per due, per quattro. Insomma, tutto come concentrato in un tempo, non molto lungo, ma una vita veramente completa. All'età di 36 anni, non ti passa per la testa di pensare, leggendo la sua vita, che sia stata una vita troncata prematuramente, ma che era compiuta in pienezza. Nel 1961 vinse una borsa di studio che gli permise di proseguire la sua carriera in uno degli ospedali più prestigiosi del mondo, la famosa Mayo Clinic nel Minnesota, Stati Uniti. I suoi collaboratori dicevano, i medici che lo avevano ricevuto là negli Stati Uniti, come anche i suoi amici medici che erano qui in Italia e vedevano ciò che gli faceva là, come se lui e il luogo dove era arrivato,
la Mayo Clinic nel Minnesota, come se avesse trovato il luogo perfetto per lui. Egli là aveva riconosciuto il luogo, come dire, che lo stava aspettando. Il luogo che lo stava aspettando, e lui stava aspettando di trovare quel luogo per poter sfruttare tutte le sue virtù, dare il meglio di sé. E rimane là. E diventa anche un punto di riferimento per gli italiani che non potevano essere curati a quel tempo qui in Italia. Nasce come un pellegrinaggio di bambini malati che andavano là. Egli li accoglieva a casa sua. A volte anche quando avevano problemi di soldi e non potevano pagarsi il viaggio e rimanere là, egli li aiutava con i suoi soldi, dava loro un aiuto economico. Allora, veramente, fu un missionario della medicina. Ma soprattutto mi ha colpito molto che lui diceva che non riusciva, chiunque posava, c'è una frase di Dostoevskij nella mostra che dice che chiunque posava il suo sguardo su di lui, lui si sentiva responsabile. E c'è un po' questa sua caratteristica di implicarsi con chiunque entrava nella sua orbita, diciamo. E per cui dal paziente, ci sono diverse testimonianze di pazienti che ha fatto venire dall'Italia la Mayo Clinic per essere curati, perché all'epoca qui in Italia non si potevano offrire le stesse trattamenti, che magari non avevano i soldi, li ospitava lui a casa sua. Ci sono diverse testimonianze di pazienti ospitati a casa sua e poi portati in ospedale. C'è una testimonianza molto bella di questo, i primi anni, quando ancora non faceva il cardiochirurgo, di questo, lui frequentava la clinica medica di Parma, di questo paziente a cui erano state amputate entrambe le gambe. E il giorno di Capodanno, lui era a una festa con i suoi amici, lì stava festeggiando Capodanno, lo chiama la moglie di questo paziente con cui lui era entrato in rapporto e gli dice che appunto che non vuole, sta molto male, che non vuole più vivere, in preda a una crisi, oggi la definiremo di depressione probabilmente. Lui lascia tutto, convince tutti i suoi amici ad andare a casa di questo signore, e dicono che è entrato, prima solo lui, ha parlato per un'ora con questo signore. Dopodiché c'è scritto, non si sa bene cosa sia successo, ma questo signore decide di uscire, di aprire il suo lambrusco più buono, il culatello, siamo a Parma, festeggiano tutti assieme e raccontano che poi lui continuava ad andare a trovare lui e i suoi amici, questo signore, per tanti anni. E poi quando lui andò in America, i suoi amici continuarono ad andarlo a trovare, c'è appunto la testimonianza di questo signor Menapace. E per cui sono cose semplici, però testimoniano di una persona che dal paziente che arrivava, che aveva un problema, a quello che aveva il problema dei soldi, a quello è, lui si implicava di fronte al bisogno che vedeva, non so. Di ritorno dalla sua luna di miele, nel 1964, scoprì di essere malato di cancro. Continuò a lavorare, malgrado le sue difficili condizioni fisiche, mosso dal suo amore per i malati. Dopo un po' di tempo ricevette la diagnosi della sua malattia e iniziò, diciamo, anche un tempo di ansia, ma vissuto sempre con quella pace che gli cercava di trasmettere anche a sua moglie. Sua moglie diceva che aveva avuto in quel periodo momenti piuttosto duri da vivere. Ma egli sempre la incoraggiava, le dava coraggio e animo per vivere quel tempo e continuò a lavorare. Persino con la febbre, facendo terapia, che a quei tempi era solo una radioterapia molto forte che debilitava molto il corpo, come poteva alzarsi in piedi e andare a lavorare? E continuava a cercare di aiutare le famiglie e dare tranquillità agli altri. Ci sono delle lettere sotto nella mostra della moglie che appunto racconta che il dottor Astelli chiese alla moglie di continuare a vivere come se questa cosa qui, dicendo fidati del Signore e della Mayo Clinic.
E lui cercò e visse, andando avanti, da un punto di vista professionale, capì che probabilmente il contributo più grande che poteva fare era di tipo, era sulla ricerca più che da un punto di vista clinico, e quindi si dedicò più a questo, divenne il responsabile della ricerca della Mayo Clinic cardiovascolare. E appunto diede questi due grossi contributi. E questo per un cardiochirurgo è già un sacrificio, perché spesso per il cardiochirurgo operare è un. E con la moglie ci sono appunto queste lettere della moglie in cui la moglie chiede ai genitori appunto di pregare e dice: Gian sta facendo di tutto per. Lui ha una grande fede, una grande speranza e fa di tutto come se questa cosa qui non ci fosse. Stasera mi porterà a teatro, dice, poi andremo a vedere il film dell'Amleto, mi sembra. E ci ha raccontato che la sera stessa che appunto racconta alla moglie della diagnosi, le porta un mazzo di rose, poi la porta fuori a cena. E quindi anche questo matrimonio, che è chiaramente segnato da questa malattia, almeno per quel poco che io posso capire da quello lì, da quello che ci è raccontato, fu cercato di vivere in maniera serena e nella maniera, diciamo, più umana possibile, nonostante questa grossa spada di Damocle della malattia incurabile. In questo periodo realizzò le sue più importanti scoperte mediche, che continuano a salvare molte vite ancora oggi. Anche negli ultimi tempi della sua vita, negli ultimi mesi, negli ultimi giorni, quando dovette lasciare la sala operatoria, il lavoro diretto sui pazienti, perché le sue forze non ce la facevano più, data la sua salute, si concentrò su uno studio di ricerca delle operazioni del cuore. Continuò anche con incontri per insegnare. Aveva il desiderio di trasmettere, di lasciare a qualcuno ciò che aveva imparato, di comunicare a qualcuno la ricchezza che egli aveva ricevuto. Il dottor Rastelli è uno dei cardiochirurghi pediatri, cioè che si occupava di bambini con cardiopatie congenite, tra i più famosi al mondo, famoso soprattutto per due cose. Uno, per aver inventato un intervento che ancora oggi è attuale, ancora oggi si fa in tutte le sale operatorie di tutto il mondo, e per aver contribuito alla classificazione di una malattia, cioè le cardiopatie congenite sono molto varie, mentre appunto le malattie cardiache dell'adulto sono abbastanza standard nel bambino, il bambino può nascere con tanti problemi diversi. E il dottor Rastelli, il suo contributo ancora attualissimo è stato quello, uno, di aver appunto inventato un intervento per i pazienti nati con trasposizione delle grandi arterie, difetto interventricolare e stenosi polmonare. L'intervento correttivo è stato inventato dal dottor Rastelli, e l'altra cosa è quella di aver contribuito alla classificazione del canale atrioventricolare, che è un'altra malattia, appunto sempre congenita, malattia cardiaca del bambino, che ancora oggi appunto in tutto il mondo viene classificata secondo tipo A, B e C, secondo Rastelli, e questa sua classificazione migliorò poi il trattamento chirurgico, la comprensione della malattia e il trattamento chirurgico di questo tipo di cardiopatia. Lui praticamente muore mentre stava per presentare la sua terza scoperta, che poi venne portata avanti da altri suoi medici. Morì il 2 febbraio 1970. Alla sua giovane moglie, che rimaneva da sola con una bambina ancora molto piccola, disse, come per chiederle perdono per il precoce commiato: paga tu il conto del nostro amore. Nel libro della sorella, il dottor Squarcia racconta che praticamente lui l'ha assistito sul letto di morte, e mi sembra di ricordare che proprio lui dica che questa esperienza di essere stato lì al capezzale è la cosa che l'ha segnato di più nella sua vita. Allora, fino all'ultimo giorno, si presero cura di lui là, nella clinica in cui lavorava, nella Mayo Clinic Methodist Hospital, che era una parte dell'ospedale in cui lavorava, la mattina stessa nella quale morì, all'alba. Aprendo gli occhi e guardando il sole, disse all'amico che lo accompagnava: il sole, com'è bello. Aveva ancora una parola nel suo cuore per benedire la vita. Mai un lamento, mai un maledire la realtà.
ma sempre una benedizione sulle sue labbra. Io pensavo a quel salmo che dice: benedirò il Signore in ogni tempo. Mi ha colpito molto la testimonianza del dottor Kirklin, che è delle pietre miliari della cardiochirurgia mondiale, che appunto era il primario della Mayo Clinic quando lui andò lì, che in un suo contributo appunto sul dottor Rastelli dice che tra le tante cose che il dottor Rastelli gli ha insegnato, la cosa più grande che gli ha insegnato è stato come ha vissuto la malattia e come è stato di fronte alla morte. E questo spesso dice della grandezza di una persona, come uno sta di fronte alla morte, per cui questo è quello che appunto diceva di lui Kirklin. E un'altra testimonianza che mi ha colpito è quella nella mostra c'è tutto un pannello del dottor Daloia, un medico di Parma che appunto lo ha conosciuto personalmente, e dice che pur nella grandezza della sua fede, così la fede di Rastelli non era mai detta in maniera pesante, cioè dice lui senza dirci mai della sua fede e senza dirci mai di pregare era come se pregasse sempre, perché tutta la sua vita era determinata da questo, per cui non c'era bisogno di aggiungere qualcosa a quello che lui faceva. Molte testimonianze di medici che chiaramente ne raccontano la brillantezza intellettuale e clinica, ma che ne raccontano anche gli aspetti giocosi, allegri, cioè dicevano che appunto per esempio c'è questo anche la figlia Antonella ci ha fatto vedere dalle foto che ha recuperato, che aveva messo su appena arrivata la Mayo Clinic una specie di compagnia teatrale con i colleghi, andavano a far teatro con gli altri colleghi, per cui era riuscito a creare un clima, oppure ci sono delle foto sue in cui aveva invitato i colleghi e cucinava lui italiano vestito da cuoco, insomma una persona viva che viveva con gioia quello che doveva vivere. La carità si vede molto chiaramente nella sua vita. È la prima cosa che appare. E gli diceva che carità è offrire la scienza alla gente che ne ha bisogno. Egli visse tutta la sua vita, la sua missione, ciò che sapeva fare, come un dono di carità alla gente bisognosa, ai malati, a tutti. E come viveva la fede e la speranza, soprattutto nel tempo della sua malattia. La speranza nel cielo, una speranza che va al di là dei confini della nostra vita. Uno che vive così i suoi ultimi giorni, quando sa già che non gli rimane molto tempo di vita, come potrebbe viverlo così, donando fino all'ultima goccia di sangue? Se non crede alla vita eterna, potremmo dire che la sua vita aveva una prospettiva escatologica, che è il vero senso della speranza, ed è ciò che si vede chiaramente nella vita di Giancarlo Rastelli. Io vedo tra le sue virtù la capacità di accogliere la gente, che non è diversa dalla sua capacità di accogliere la storia, la sua stessa storia. Possiamo dire che egli accolse la malattia, quando comparve nella sua vita, quasi come accoglieva ogni bambino malato che arrivava. L'ha accolta, è arrivata perché il Signore lo ha permesso, gliel'ha mandata. Questa capacità di non pensare mai a se stesso, o meglio, di pensare a se stesso, la sua storia, non come a qualcosa che apparteneva a lui, ma come qualcosa che doveva essere donato, donato a chi ne aveva bisogno, donato alla medicina. Anche questa è una virtù. Vedere la sua vita, la sua capacità, i doni che il Signore gli aveva dato, perché era molto intelligente, aveva una grande capacità di lavoro, poteva lavorare per molte ore al giorno e proseguire di notte senza stancarsi mai. Tutti questi doni che il Signore gli aveva dato, egli li aveva ricevuti non come qualcosa per se stesso, ma come qualcosa che doveva moltiplicare, come la parabola dei talenti, affinché tutti ne godessero.
E anche la gioia è importante. Fare tutto senza mai lamentarsi, senza rammaricarsi, sempre con una gioia che pure trasmetteva. C'è una bella testimonianza della madre di un bambino malato che era molto preoccupato. Lei racconta che nell'uscire dalla sala operatoria le trasmise tanta serenità, tanta pace interiore. Questa capacità pure di comunicare tranquillità di fronte a tutto ciò che potesse succedere, la capacità di godere del tempo che Dio gli aveva donato, il tempo che aveva a sua disposizione goderlo al massimo, ogni minuto, per farlo fruttificare, farne doni per tutti. La santità di Giancarlo Rastelli sta proprio in questo. È un modello di cui abbiamo veramente bisogno al giorno d'oggi. Perché che cosa vuol dire essere santo? Un santo è uno che riconosce i doni che Dio gli ha fatto e cerca di tirar fuori il maggior frutto possibile. Questo è per tutti. Non c'è bisogno di essere un religioso, una suora o qualcosa di simile. Io lo vedo come un vincolo, ad esempio. Molti si sorprendono di questo fenomeno di Medjugorje, ad esempio. E a me pare qualcosa di molto appropriato per questo tempo. Che le persone implicate siano persone normali, mentre prima tutti coloro che avevano ricevuto doni soprannaturali poi diventavano suore, entravano in una vita religiosa, eccetera, eccetera. Questi hanno i loro figli, il loro lavoro, viaggiano. Giovanni Paolo II, che ha canonizzato molti santi durante il suo santificato, aveva compreso molto bene questo, la santità delle cose normali della vita. Io credo che abbiamo bisogno di questo oggi. E Giancarlo Rastelli è un modello perfetto. Anche il motivo per il quale abbiamo voluto fare questa mostra su Rastelli qui e fare questo incontro con i medici, sicuramente è affinché la gente, i medici che lavorano qui, possano vedere che la santità è possibile per tutti. È un cammino per ogni cristiano. Lumen Gentium ci ha insegnato questo dal Concilio Vaticano II. Ci ha detto: la santità è per tutti i cristiani. Non esistono i generali e la truppa. No, tutti siamo chiamati alla stessa santità, quella di Sant'Ignazio, quella di San Luigi. La stessa. Normalmente si è soliti dire: sì, ma io non sono santo, o ma i santi... No, tutti noi siamo chiamati alla stessa santità. La causa di beatificazione io l'ho scoperto per caso, ho scoperto praticamente sul giornale italiano di cardiologia nel 2004, c'era una paginetta in ricordo del dottor Rastelli in cui appunto si diceva che era stato aperto il processo diocesano della causa di beatificazione a Parma e ci ha raccontato la figlia Antonella che anche lei l'ha scoperto per caso, nel senso lei viveva in America, ha vissuto 29 anni in America, poi dopo adesso è tornata in Italia ma era lì. E la chiama una testata giornalistica americana chiedendogli un commento appunto perché era stata aperta la causa di beatificazione. Devo dire che se i santi sono quelli che ci aiutano nella nostra vita quotidiana e ci testimoniano una possibilità di vivere la vita quotidiana in una maniera più umana, al di là del fatto che venga poi riconosciuto o non venga riconosciuto, così per me già è una persona che già mi aiuta adesso come esempio nel mio lavoro a cui spero di riuscire anche minimamente a ispirarmi e a cui già chiedo aiuto perché mi è capitato spesso di chiedergli una mano, per cui al di là dell'ufficialità che potrà arrivare come non arrivare, questo non lo so, penso che la santità che affascina me è la santità di gente che ha vissuto in una maniera piena e più, non so come dire, che fa quasi venire invidia. Per questa cosa qui il dottor Rastelli mi affascina. Secondo me la cosa che io chiedo di più rispetto a quando ho conosciuto questa figura di Rastelli è quella di aver sempre chiaro la mattina quando vado a lavorare qual è lo scopo del lavoro. Probabilmente per lui era appunto quello di
di fare bene qualsiasi cosa c'era, qualsiasi cosa succedeva, di impegnarsi, di scoprire il massimo, ma questo non era appena per un'autoaffermazione sua. E questo penso che è il rischio più grosso, soprattutto se uno è bravo, adesso non perché lo sia io, ma uno come lui. Ho conosciuto tanti medici molto bravi e spesso a un certo punto uno si rischia un po' di muoversi solo per far vedere quanto uno è bravo. E invece che tutto possa essere vissuto come un servizio e come un, nel suo caso penso neanche appena un servizio al prossimo, proprio un servizio al nostro Signore, questa cosa qui penso che almeno per me sia la cosa più, cioè di non ridurre il nostro scopo la mattina quando veniamo a lavorare. Questo penso che è la cosa che io più di tutti. E poi la passione e il non aver paura di quello che succede, cioè sapere che comunque se uno probabilmente vive questa amicizia col Signore si può non aver paura di quello che succede, questo.